Ciao ragazze, ciao ragazzi, finalmente un nuovo video di make up, finalmente un nuovo Get Ready With Me, ovvero oggi testeremo tantissimi nuovi prodotti che mi sono arrivati, senza peli sulla lingua come al solito, vi dirò che cosa ne penso. Inizierei subito perché ho davvero tantissime cosine, tra l'altro in questo video proverò con voi anche il mio kit sopracciglia top che come sapete ho realizzato assieme a Benefit. Sono super super contenta finalmente di farvi vedere come utilizzo io i prodotti che ho scelto di inserire nel mio kit. Allora, ma iniziamo dal principio, come direbbe Alice, e vado a opacizzare, cioè vado a stendere un primer viso. Io non so perché, ma oggi sono talmente emozionata di filmare questo video, probabilmente perché vi farò vedere il mio kit all'opera, che boh, non lo so, sono troppo contenta. Allora, iniziamo. Questo è il Mr. Matte di Givenchy, è una base opacizzante. Ce l'ho da un po', devo dire, ma non credo di averla mai utilizzata in un video e non so nemmeno se l'ho mai testata, devo dirvi la verità. Forse una volta, perché non ha più la protezione, ma sinceramente non me lo ricordo, quindi andremo a testarla assieme. Di là c'è Denver, ma l'ho fatto entrare poco fa e poi volevo uscire, quindi i gatti sono sempre molto indecisi. Adesso sembra che voglia rientrare nuovamente. Allora, questo primer, non so, forse l'ho utilizzato in un video e poi, boh, non lo so, ditemelo voi. Adesso mi piace molto, mi rende la pelle super super morbida, super liscia e sembra un'ottima base per il fondotinta. Il fondotinta che andremo a utilizzare, guardate che meraviglia, se seguite le mie stories l'avete già visto, mi è arrivato questo pacco pazzesco da Fenty Beauty e all'interno, ragazzi, è una meraviglia veramente. All'interno ci sono da una parte tutti i nuovi pro filter, sia i correttori che i fondotinta, e ci sono 4 diverse tonalità di fondotinta e correttore. Io penso di utilizzare le più chiare, andremo a vedere, comunque testeremo insieme. E poi sotto ci sono le 2 ciprie in polvere libera, uno specchietto, 3 pennelli e poi 2 spugne, una più grande, una invece più piccolina per andare a stendere tipo il correttore oppure il fondotinta nelle zone un pochino più difficili da raggiungere. Le spugnette sono queste, questa è la più grande, le ho già inumidite, per questo le ho tolte dalla confezione. Questa è la spugnetta più grande che ho già testato, non mi era piaciuta tantissimo la spugnetta di Fenty Beauty, ma le daremo oggi una seconda chance. Non so se si è cambiata perché questa mi è appena arrivata, quindi forse è una nuova versione della spugnetta Fenty Beauty, non ne sono sicura. A vederla mi sembra più o meno la stessa, ma vedremo. E poi c'è quest'altra piccolina nuova, che ovviamente adesso sono inumidite, sono un pochino più grandi. Nei negozi le vedrete sono ancora più piccole, senza ovviamente l'acqua che le fa ingrandire. E poi sotto è particolare perché ha questo strato bianco che è quasi tipo peluscioso, boh, non lo so, è veramente particolare e la testeremo appunto nelle zone un pochino più difficili da raggiungere. Direi di iniziare con il fondotinta. A questo punto andrò ad utilizzare questo, che come colore mi sembra il più, insomma, decente, cioè il più simile a me come colorazione. Non guardate il viso che ho sempre rossori, ma guardate il collo, secondo me ci siamo. Comunque vediamo, che possiamo sempre riscaldare un po' l'incarnato con la terra. Ovviamente il fondotinta è nuovo, quindi devo fare qualche prova perché esca. Ok, allora, come colore non mi sembra affatto male, andiamo a vedere com'è. Allora, forse un pochino troppo chiaro, e in caso io direi di andare a mischiarlo un po' con la tonalità un pochino più scura. Che cosa ne dite voi? Secondo me è un pochino troppo chiaro, vado a prendere l'altra tonalità, quella accanto, che se non sbaglio dovrebbe essere un pochino più scura, o forse soltanto un pochino più giallina, vediamo un attimino. Sì, un attimino più giallina, vediamo se andandola a stendere mi dà un po' più di colore, che lo vedo molto molto chiaro, forse è il mio colore, non lo so. Sento che è molto profumato questo fondotinta e non è mai una cosa positiva per la mia pelle, ho sempre paura che mi faccia irritazione un fondotinta troppo profumato, e non saprei come
colorazione, perché se lo guardo confrontandolo con il collo mi sembra giusto, però non so, lo vedo veramente veramente tanto tanto chiaro per me. Comunque vado a mischiare il rosa con quello che è un pochino più beige, così vado appunto a creare un colore un po' meno zombie. Allora, questa spugnetta assorbe molto meno il fondotinta rispetto ad una beauty blender, il che, oh mio Dio, sono bianca, il che è sicuramente una cosa positiva in termini di spreco prodotto, perché con la beauty blender si va veramente a sprecare tanto prodotto, ragazzi, non posso negarlo. Però la stesura della beauty blender io continuo a dire che è imbattibile, cioè niente niente a che vedere con questa, secondo me. Poi c'è in realtà chi si trova benissimo con questa di Fenty Beauty e invece non si trova bene con la beauty blender. Per me non ci sono paragoni. Io mi vedo veramente, cioè, tipo Casper in questo momento, quindi devo assolutamente riscaldare l'incarnato, lo faremo poi con la cipria, non vi preoccupate. Allora, per adesso questo fondotinta direi che non è male, non è male, ma potrebbe essere un pochino meglio, però non è male. Però c'è anche da dire che molto spesso i fondotinta hanno bisogno, cioè ho bisogno di testarli per capire come sono, e non mi innamoro dei fondotinta prima di averli utilizzati un paio di volte, perché devo capire come funzionano, e quindi non lo boccerei questo, perché alla fine appunto dipende, devo un po' farci l'abitudine. Poi vado a stendere il correttore sempre Fenty Beauty, il Pro Filter, questo è il numero 120, è praticamente chiarissimo come il fondotinta, sì, veramente veramente chiarissimo. Andiamo ad utilizzare la nostra spugnetta piccolina, che è la Lil Precision Makeup Sponge Duo, ce ne sono due infatti all'interno, vediamo com'è. Non è niente male, vi devo dire che non è niente male, forse ne ho steso un po' troppo, lo stavo a stenderlo un pochino meno. Proviamo ad usare questa parte sotto che è più tipo, no, oddio, questa non mi piace per niente, non so che cosa sia, perché cosa sia stata studiata, ma la parte bianca sotto non mi piace per niente, ma nemmeno nemmeno un po', si vede proprio, ma ripeto, forse è stata studiata per altri scopi, non ho controllato, e sulla scatola almeno non ho visto scritto nulla riguardo al lato. Una spugnetta con tripla angolazione per una coprenza impeccabile, doppia angolazione, estremità vellutata per fissare facilmente. Ah, ok, immaginavo, quindi non va utilizzata questa parte bianca per stendere il correttore o fondotinta, ma per fissare praticamente la cipria sotto gli occhi, ed è esattamente quello che andremo a fare. Vado ad utilizzare la, qui ne ho due in questo packaging, ne ho due, ho fatto una fatica terribile a farle uscire, e una è colorata, l'altra è trasparente, e io per sicurezza vado ad utilizzare quella trasparente, perché non so come sono le colorazioni. Molto molto carino il packaging, devo dire, ma in generale Fenty Beauty con questo packaging rose gold è molto molto figo, è molto, come sto parlando, come sta gli olio, è molto molto figo. Allora, FB Fenty Beauty, vado ad alzare la pellicola protettiva, e adesso con la parte bianca e più strana della spugnetta vado a fissare il mio correttore. Sì sì sì, devo dire che è decisamente fatta per la cipria questa parte, avevo proprio sbagliato ad utilizzarla per il correttore. Niente male, devo dire, niente male, mi piace molto questa piccola spugnetta ed il fatto di avere la piccola parte per fissare la cipria, è una genialata e ci piace molto, sì 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 sì, devo dire molto molto figa questa cosa. Non l'ho utilizzata per stendere il correttore, infatti il fondotinta mi ha lasciato tutto il segno, andrei a stenderne un pochino. Sì, questo decisamente non è il mio fondotinta preferito, già l'avevo provato e non mi aveva entusiasmato particolarmente, non so
c'è chi è innamorato di questo fondotinta, su di me è ancora un nì. Dopodiché, allora, pennello, andiamo ad utilizzare quello all'interno del set che dicono sia proprio per... Oh, c'era anche il pennello per il fondotinta. Io invece ho utilizzato la sponge, ma insomma, faceva comunque parte del set Fenty Beauty, quindi voglio dire, non possono dirmi nulla. Poi, allora, andiamo a stendere un pochino della cipria, che poi in realtà non è proprio bianca bianca, è leggermente rosata, e con il pennello vado a picchiettare poco, solo leggermente. Casper mi fa una cippa veramente. Sono non pallida, sono trasparente. Vabbè. Pensate che una volta io uscivo così, cioè tipo senza contouring, senza niente, quando non ero capace di truccarmi per niente proprio. Forse dovrei fare un video, ho visto che l'ha fatto anche Chiara e mi è piaciuta un sacco questa... Perché avevo fatto il video su come mi truccavo le superiori, che vi era piaciuto un sacco. E adesso volevo fare il video su come, cioè la differenza di come mi truccavo a 20 anni e come mi trucco adesso a 30 anni. Quindi fatemi sapere se questa idea vi piace, perché alla fine sono tante le differenze, ma veramente tante, che sono un po' quelle... che si notano se andate a vedere i miei primi video, insomma, più o meno. E secondo me è carina questa cosa, è una bella idea. Fatemi sapere, insomma, se vi piace come cosa, e filmerò il video. Dopodiché, allora, a questo punto andrei ad applicare la terra. E io avevo una terra qui pronta e adesso non la vedo più. Ah no, eccola qua. Ta-da! È questa di Too Faced ed è la Chocolate Matte. Io ho utilizzato spesso questa terra, ma mai da quando hanno cambiato packaging. Praticamente mi è arrivata da un sacco di tempo che non l'avevo tolta dalla scatola. Quindi lo so, sono veramente assurda a volte. Comunque oggi vado ad utilizzarla. Oh, il profumo di cioccolato di questa terra. Oh, mi fa venire fame ogni volta, forse per questo che non la usavo più, perché alla fine ingrasso. Allora vado tutto, vado a picchiettare ossia la milk chocolate che la chocolate, non so perché, ma la milk mi sembra un pochino troppo chiara. Per fortuna non ho scelto quella, perché altrimenti oggi veramente effetto fantasma assicurato. Allora adesso devo andare a fare sia un po' di contouring, anche se non è esattamente proprio fredda, ma ce la faremo andare bene. E poi la stenderò anche un po' a cavolo sul viso, perché, cioè, voglio dire, sono veramente... mi vedete attraverso, secondo me? Ok, mi vedo un pochino più viva. Non so se sia vero oppure no in videocamera. Vado anche a sfumare un attimino adesso con la spugnetta. Sì, non mi vedo per niente bene questa base, ma... ripeto, questo non è il mio fondotinta preferito, probabilmente ho sbagliato anche colorazione. Poi, bene, iniziamo bene questo video, veramente un disastro. Allora poi vado ad utilizzare il blush. Questo l'ho appena scartato, del High Definition Blush, colore Intuition di NYX. Ed è un... come si apre? Ah ok, ed è, ha qualche glitterino, che non è esattamente la mia cosa preferita nei blush, però il colore tutto sommato non è niente male, e il fatto che sia anche un pochino più caldo, allora è molto naturale come colore e come tonalità intendo, e il fatto che sia anche un pochino più scuro forse ci aiuterà a sembrare vivi per quanto riguarda la carnagione in questa giornata, che veramente, cioè, devo dire che aiuta, non è niente male. E poi, se illumina un po' il viso, anche questo non è niente male. Ok, questo è il massimo che sono riuscita a fare con questo fondotinta e con questo, con questa terra barra blush, che mi sembra un po' un nì il risultato, ma d'altronde questo è un full face of first impressions, quindi così è. Poi, allora, primer occhi, utilizzerò questo di Elizabeth Arden, questo è l'Advanced Eye Fix Primer, credo di aver già utilizzato questo primer, ma non ne avevo altri nuovi, o perlomeno devo ancora spacchettare un sacco di roba, quindi non so se lì ci sia un nuovo primer, per adesso andiamo ad utilizzare questo, che comunque non so se ho mai usato in un video, se l'ho utilizzato sarà stato al massimo una volta,
e non ricordo nemmeno io come sia. Allora, decisamente ne basta pochissimo perché ne ho messo poco e comunque avanza, quindi non è male. Adesso, come ombretti, sto cercando di raggiungere la palette, vado a sperimentare. Questa è la Swear by It di NYX, l'ho utilizzata una volta soltanto per fare un trucco, ma non stavo filmando quel giorno, ho usato soltanto questi due colori e non sono niente male, quindi oggi vorrei andare a provarne degli altri con voi. Vado, allora, innanzitutto vado a stendere questo color pesca. Li mischio questi due, non vorrei che fosse un pochino troppo scuro per me, e vado a stenderli su tutta la palpebra mobile e fissa. Faccio sempre così per dare uniformità, non so se sia una parola, per rendere uniforme la palpebra, e poi è anche molto più semplice andare a sfumare i colori che stendiamo dopo. Ok, adesso direi di andare a prelevare questo marroncino qui, è un color cioccolato, potrei utilizzare anche la terra, ma andiamo ad usare questa palette che mi piace moltissimo. Ci sono sia ombretti opachi che ombretti shimmer e mi piacciono sempre molto le palette che ti danno appunto diverse possibilità e tantissimi trucchi possibili. Ok, non mi dà neanche tantissimo fallout questa palette, quindi mi piace. Allora, poi con il pennello piatto, che sì, dovrei lavare, sorvoliamo, vado a prelevare questo giallo, sì, direi questo giallo, e lo stendiamo sulla palpebra mobile. Mi piacciono questi ombretti, vi devo dire la verità, sono molto pigmentati e non lasciano fallout, molto molto belli, si sfumano anche facilmente. Certo che se stendessi una base gialla sotto questo ombretto sarebbe, il colore sarebbe ancora più vibrante, ma non è affatto affatto male. Guardate, con una base trasparente questo colore, devo dire, è figo, molto molto figo. Poi sopra questo giallo, oggi usciamo un po' dagli schemi e usciamo un po' dall'abitudine mia, vado ad applicare quest'altro colore qua sotto che è glitterato. Andiamo a vedere com'è. Non uso colori shimmer sulla palpebra probabilmente dal 2010, comunque. Andiamo a vedere un attimino. Un pochino di fallout questi glitterati ce l'hanno, però devo dirvi che potrei innamorarmi nuovamente dei colori shimmer, perché questo è molto molto bello, eh. Io non so come si vede in videocamera, ma è molto molto carino, soprattutto sopra a questo giallo. Forse lo rende un pochino più scuro, anzi sicuramente, se lo confronto con l'altro lato, però non è niente niente male, è proprio un pure gold, un oro puro. Wow! Ora, con lo stesso pennello di prima che abbiamo usato nella piega, vado a prendere... vorrei ci fosse un marroncino un po' più scuro. Prenderò questo, però vira un po' sul viola, ma prenderò comunque questo e vado a stenderlo nella piega, ma soltanto in basso, non salgo troppo con il colore. Comunque sono super super contenta che vi sia piaciuto il mio mukbang pizza maxi in cui chiacchieravo, eccetera eccetera. Mi fa ancora ridere un sacco il fatto che mi venga detto che mi sono rifatta il naso, perché purtroppo no, non ho mai avuto il complesso del naso brutto e non ho mai pensato di rifarmi il naso, e non mi sono mai fatta il botox da nessuna parte, tra l'altro, perché alla gente piace tanto, quando considero una ragazza carina alla gente piace dire perché si è fatta questo, si è fatta quello. Non so come mai, però piace, forse fa sentire meglio gli altri, boh, non lo so. Poi vado a prendere... Vado a prendere questo marroncino, quello che abbiamo usato inizialmente, e lo stendo con il pencil brush sotto. A parte che adesso mi ricordo, perché non mi piacciono i
colori shimmer, perché ti ritrovi tutti i brillantini sotto. Dovevo fare prima gli occhi e poi la base, ma non avevo preventivato di usare un ombretto shimmer. Mi è venuta così l'ispirazione. Sempre con il pencil brush prelevo il marrone un po' più scuro e lo stendo solo sulla parte esterna, senza infilzarmi l'occhio, magari sarebbe anche utile. Adesso, come eyeliner, vado ad usare questo nuovissimo di Benefit. Questo è il roller liner, un po' come il roller lash mascara. Hanno fatto anche l'eyeliner e poi, se non sbaglio, c'è anche la matita roller pencil. E l'ha usato il makeup artist su di me quando abbiamo fatto lo shooting fotografico per queste foto, precisamente, perché sì, dopo l'evento, shamelessly, mi sono portata a casa questa locandina fichissima come ricordo. Beh, non potevo mica lasciarla lì, una per me e una per mia mamma, siamo sinceri, che mia mamma mette tutte ste robe mie, capito, tutte le cartoline, ste robe mie, con candele, robe, ogni volta vado e le dico, cioè, ma perché devi fare ste robe, cioè, sono ancora viva, cioè, mi devi fare l'angolo tipo santino. Comunque, allora, che cosa volevo dire? Sì, vado ad utilizzare questo eyeliner, mi è piaciuto molto quando l'ho utilizzato in makeup artist su di me. Io non sono bravissima a stendere l'eyeliner, ma il mio preferito è sicuramente quello a pennarello, quindi incrociamo le dita che vada bene. Tra l'altro, stavo leggendo qualche commento, mi fa troppo ridere perché più dico di non essermi rifatta il naso, più la gente mi dice, no, mi dispiace, te lo sei rifatta, cioè inutile dire di no, di la verità. Mi viene detto addirittura che è un cambiamento troppo drastico, non può essere, ragazzi, non mi sono fatta, non mi sono rifatta il naso, cioè, non so che cambiamento drastico voi vediate, ma io non mi sono rifatta il naso, santo Dio. Andremo da un medico e mi farò, che ne so, controllare il naso, poi ve lo dirà lui, non so che cosa fare ormai io, cioè, più di dirvi la verità, non so più cosa fare. Non è che ognuno che vedete su internet o in TV deve avere per forza qualcosa di rifatto, cioè... Poi non è che il mio naso sia così figo, cioè se me lo rifacevo meglio, cioè almeno un po' più piccolo, no? Insomma, meno largo, buco, non so. Comunque, andiamo a provare... mio Dio, che cos'è questa macchia sul labbro? Tra l'altro è tipo più di un anno che non faccio il filler al labbro superiore, non so nemmeno se andare a rifarlo perché mi sembra ancora a posto, buco. Altra cosa che mi viene detta, comunque aggiornamento sul fondotinta, ragazzi... Su di me si vede, non so perché, sono andata a stenderne ancora un po' per coprire il fallout, mamma mia, si vede tantissimo. Non mi secca la pelle, non lo so, a me il fondotinta Fenty Beauty non piace tanto, il correttore non è male, la cipria è buona, ma il fondotinta non mi piace. Comunque, ogni volta che parlo o faccio vedere una pizza su Instagram o su YouTube... Mi viene detto, Nicole, quella pizza fa schifo, vieni a Napoli e mangiati una pizza come si deve. Ragazzi, io ci vengo. Cioè, se voi mi invitate, io vorrei tanto venire a Napoli ogni volta che mi viene voglia di pizza, però capite che non è proprio fattibile da Trieste, che saranno tipo, non lo so, tipo 12 ore di macchina. Però io vorrei tanto mangiare la pizza napoletana perché mi manca tanto. Quando sono stata ad Assorbillo... La pizza era indimenticabile, cioè per me mi è rimasta nel cuore e vorrei tanto poter mangiare la pizza napoletana appunto ogni volta che mi viene voglia di pizza, però non è fattibile, quindi purtroppo mi devo accontentare di quella che abbiamo qua a Trieste, ragazzi. Un po' di concentrazione per l'eyeliner, scusatemi questo silenzio disarmante, ma dovevo assolutamente un attimino concentrarmi. Piace molto questo eyeliner, eh? È davvero davvero super, molto bello, molto facile da usare. Continuo ad agitarlo perché sono abituata a quello Dior che ha tipo quelle palline all'interno che tu agiti per far uscire il prodotto, in realtà qui non ci sono, quindi agito, sembra una cretina. Bene Nicole, bene ma non benissimo. Classico momento in cui vai ad inspessire una parte per andare a bilanciarla con l'altra e poi alla fine viene fuori una roba tipo patacone. Comunque adesso io salterò la matita all'interno dell'occhio oggi, anche perché non ne ho di nuove da testare con voi. Continuo a guardarmi perché vi giuro che questa base non mi soddisfa per niente, cioè questo fondotinta non riesco a farmelo piacere, santo cielo, eppure piace a tutti. Devo scoprire come stenderlo, come applicarlo, perché alla fine, cioè, come coprenza non è male, è anche abbastanza luminoso, quindi
ti dà anche una bella sensazione sulla pelle, però cavolo, si vede addosso, cioè, non lo so, questo no, io lo so applicare, devo usare il pennello, non lo so. Poi, mascara, oggi testeremo quello di Pupa, questo è il Vamp, volume smisurato, ciglia esagerate. Io avevo provato il Vamp quando era uscito tempo fa, tipo anni fa, però il packaging era diverso, però con il Vamp avevo un problema, ma questo è blu? Oh santo cielo, no, io blu non lo userei esattamente, vado a prenderne un altro, perché blu con questo trucco, ni. Rieccomi, andiamo a testare il Scandalize Wow Wings di Rimmel London. Io adoro i prodotti che hanno 76 nomi e sì, non ho mai provato questo mascara, era nel mio cassetto di prodotti da provare nei video Get Ready With Me. Wow, che strano, che strana forma ha questo scovolino, è veramente strano, forse vi ho detto che è strano, ma sì, è veramente particolare e effettivamente sono tipo delle ali, tipo wow wings. Andiamo a vedere com'è. Altra cosa comunque che mi fa morire da ridere, cioè se voi non avete Instagram non potete capire, ogni volta che su Instagram posto la foto delle pizze che mangio, che sono sempre assurde, tipo patatine wurstel oppure uovo all'occhio di bue, che io poi rompo e cospargo su tutta la pizza, cioè a me piace da impazzire, oppure con le patate, fantastica, fantastica, non patatine, a volte proprio con le pezzetti tipo di patata arrosto, io adoro, e mi fa troppo ridere perché le reazioni dei napoletani, che comunque di pizza se ne intendono, sono esilaranti, tipo Nicole, ogni volta che tu mangi una pizza del genere o posti una foto del genere, un napoletano muore, cioè tipo mi fa troppo troppo ridere, avete ragione ragazzi di Napoli, io mi scuso con voi per le mie pizze assurde, ma io ho dei gusti molto particolari e poi soprattutto penso che noi al nord, specialmente a Trieste, non ci intendiamo proprio per niente di pizza, forse ci intendiamo più di crauti e salsicce effettivamente, un po' come i tedeschi, ma... Quindi probabilmente sono uno scempio e una vergogna e una bestemmia per voi napoletani le pizze che mangiamo noi qua, ma a me piacciono tanto, oppure quella con i gamberetti, anche quella a volte me la bocciate voi napoletani, siete tremendi, però vi capisco, la pizza è vostra, non ci si può fare niente, però se qualcuno volesse portarmi ogni volta che io voglio di pizza una pizza da sorbillo, io ecco, non dico di no, non disdegno, mangiatevi anche... per me una pizza, voi che potete, quella vera, perché non sapete quanto vi invidio. Comunque, allora, questo mascara vi dico subito che non mi piace. Cioè, io vi prometto review senza peli sulla lingua, opinioni senza peli sulla lingua, questo mascara non mi piace neanche un po'. Allora, a parte che crea grumi, è troppo bagnato, cioè, ma guardate che roba. Non sto scherzando, guardate che roba. Cioè, guardate che grumi mi crea qui. Dovrei andare a pettinare le ciglia per toglierli. Li vedete? Ed è tutto bagnato, completamente. Ho cercato di fare del mio meglio da questa parte, ma... pessimo, veramente, veramente pessimo. Non mi piace minimamente, sbava. Pessimo. Troppi grumi, cioè sicuramente allunga le ciglia, si vede bene, ma troppi grumi. Da questa parte forse è quasi decente, ma qui ci sono usciti dei grumi osceni. Altro prodotto che vorrei provare al volo con voi è il Peach Lip Balm di Too Faced, perché ho le labbra super secche e questo l'ho provato soltanto una volta, ma ho fatto il video, se non sbaglio, su Instagram ed era in collaborazione con Too Faced. E non l'ho più testato in videocamera con voi, ma mi ricordo che mi era piaciuto perché idrata le labbra ma non le rende lucide e questo è ideale se poi vuoi applicarci dei rossetti opachi. Sì, mamma mia, un sapore, un profumo di pesca pazzesco. Ah, adoro Too Faced perché ti fa tutti questi prodotti profumati che poi io ho un senso dell'olfatto super sviluppato, ragazzi, non sto scherzando, cioè mi danno proprio fastidio gli odori forti che non mi piacciono e gli odori invece che mi piacciono un sacco mi fanno impazzire. Ok,
direi che è arrivato il momento delle sopracciglia. Allontaniamo un po' perché altrimenti trema tutto e non si vede niente. E naturalmente che prodotto vado a utilizzare? Ta-da! Sì! Il mio kit sopracciglia top by Nicole, firmato Nicole Benefit Cosmetics. Oh mio Dio, la collaborazione più figa di tutti i tempi, non ci posso ancora credere! Come sapete, beh, se ne sta parlando tantissimo, quindi sicuramente ne avrete sentito parlare, ma se non ne avete sentito parlare, con Benefit ho creato il mio kit per sopracciglia con la mia foto, con il mio nome, e ho selezionato i prodotti sopracciglia di Benefit, quelli che mi piacevano di più, e li ho racchiusi in questo cofanetto che ho disegnato io stessa. Ta-da! Sì! Ci sono 5 prodotti e un tool, quindi 5 prodotti e uno scovolino. Allora, e poi nel kit c'è anche il mio libricino con tutti i miei segreti su come consiglio io appunto di andare ad applicare i prodotti che ho inserito nel mio kit. Come sapete, allora, i prodotti che ho inserito sono numero uno ed andremo ad utilizzarli ovviamente uno per uno. Sì, poi alcuni mi hanno chiesto, ma perché hai messo 3 primer nel tuo kit? Non ho messo 3 primer nel mio kit, solo un primer, cioè non ho capito questa domanda sinceramente. Guardate il mio video dedicato al kit, quanto è surreale vedermi sul packaging di Benefit, cioè è veramente veramente surreale, non ci posso ancora credere. Comunque, allora, primo prodotto che ho inserito ed è il primo prodotto che si va ad utilizzare è lui ed è il Brow Voo Conditioning Primer. Questo è un sia un primer che un... praticamente è un concentrato di vitamine che va a nutrire le sopracciglia e io vado ad usarlo sia, devo girare parecchio perché è nuovo prima che esca il prodotto, io vado ad utilizzarlo sia prima di fare le sopracciglia, quindi come in questo caso, che prima di andare a dormire, perché proprio come applico la crema idratante sugli occhi, sul viso prima di andare a nanna, vado ad idratare anche le sopracciglia, soprattutto perché non so se notate ma ho dei buchini e vorrei che mi crescessero e devo dire che già vedo la differenza, però mi piace appunto andare ad usarlo anche così, non solo come primer ma anche proprio come idratante sopracciglia prima di andare a nanna. Dopodiché aspetto un attimino che si asciughi, perché essendo appunto così idratante ha bisogno proprio come una crema di riassorbirsi un attimino e di asciugarsi. Poi vado dal mio kit, che tra l'altro non so se l'ho detto anche in questo video, ma mi sa di no, il valore di tutti questi prodotti che sono venduti appunto singolarmente da Benefit, se andiamo a sommarli sono tutti full size, quindi se andate a prenderli singolarmente in negozio il prezzo è di 161,40 euro se non sbaglio, 161,40 euro, il mio kit costa 59 euro, quindi c'è davvero un bel risparmio, anche se non siete interessati al kit perché è mio e non siete necessariamente miei follower, ma c'è veramente un grosso grosso risparmio, di questo sono molto molto orgogliosa perché è una cosa che siamo riusciti a fare con Benefit e non lo so, sono molto contenta se riesco ad offrirvi un prezzo così vantaggioso naturalmente. Poi prendo la Foolproof Brow Powder, all'interno c'è questo pennellino che ovviamente si può utilizzare quando siamo in giro eccetera e non abbiamo il tool, ma io vado ad utilizzare il pennello che si trova nel mio kit e l'ho messo apposta perché se è vero che tutti i prodotti del kit prima o poi finiscono, anche se sono full size quindi durano, però prima o poi finiscono, mentre questo tool naturalmente vi rimane e lo potete utilizzare con qualsiasi prodotto. Una cosa che mi piace molto, vi farò vedere poi, è andare a piegare lo scovolino per andare a pettinare le sopracciglia, ma vedremo tra un po'. Vado a prelevare la parte angolata del mio pennellino e vado a selezionare qui. Io ho inserito la tonalità 3 della Foolproof Brow Powder perché voglio che sia adatto un po' a tutte le tonalità. Se avete i capelli scuri andate ad utilizzare solo questa tonalità, se avete i capelli chiari andate ad utilizzare solo questa tonalità, se invece avete una tonalità castano medio, castano chiaro, potete utilizzarli entrambi, ovviamente vi regolate voi. Perché ho inserito la tonalità 3, che è una tonalità nel mid range, una tonalità media, perché se avete mai sentito parlare delle tipo le regole, poi ovviamente va a gusti, però teoricamente chi ha i capelli biondi necessita di uno o due toni più scuri sulle sopracciglia, chi invece ha i capelli scuri necessita di uno o due toni più chiari le sopracciglia, quindi è per questo che penso che sia proprio adatto a tutti ed è stato studiato
da me per essere adatto a tutto il kit con le tonalità appunto più adatte e più universali possibile. E vado a stendere io. Dov'è il mio specchio? Ok, eccolo qua. Allora, io vado ad utilizzare sia la parte più chiara nella prima parte delle sopracciglia, questa che sto usando in questo momento è la tonalità più chiara delle due presenti nello scrignetto, e vedete che è già parecchio scura, diciamo, quindi se siete invece molto molto chiare potete andare un pochino più pesanti con la Precisely My Brow Pencil, che vi farò vedere dopo perché ho inserito una tonalità 3. È una tonalità 2, scusatemi, questo è in tonalità 3, la Precisely My Brow Pencil è in tonalità 2. Ok, adesso vado a prelevare la tonalità più scura del mio cofanetto e la stendo proprio come sull'immagine, soltanto sulla parte finale del sopracciglio, quindi dall'angolo alla fine. Poi dal mio kit vado a prelevare appunto la matita, che è la Precisely My Brow Pencil, questa è in tonalità 2 e l'ho scelta in modo che fosse leggermente diversa rispetto al colore della polvere, perché voglio un effetto più 3D, diciamo, quindi non dando lo stesso identico colore a tutto quanto e poi dando la possibilità, perché vedete, io il colore più scuro della Foolproof Brow Powder, di questa qua, io l'ho utilizzata soltanto per la codina, ok? E poi sono andata a sfumare un pochino perché altrimenti è davvero tanto tanto scuro. Se io usassi la parte scura della polvere su tutto il sopracciglio va benissimo anche per chi ha i capelli scuri, perché ripeto, teoricamente le sopracciglia andrebbero, se avete i capelli scuri, di uno o due tonalità più chiare rispetto ai capelli. E poi con questa vado a riempire gli spazi e vado a rendere il sopracciglio un pochino più definito. Ovviamente qui vedete un pochino voi, a me non piacciono le sopracciglia tanto definite, tanto perfette. Approfitto anche per fare una codina un po' più definita, però ovviamente potete giocarci voi quanto volete. Mi è piaciuto molto, appunto, mi piaceva molto l'idea di dare un po' tutti i tool per sopracciglia a seconda dei gusti, no? Quindi si può fare con il mio kit sia un sopracciglio molto molto definito e molto perfetto che un sopracciglio naturale, che è poi quello che piace di più a me. Ok, adesso con il... potrei usare, perché anche qui c'è c'è un pettinino, uno scovolino, però è piccolino e io preferisco andare ad utilizzare il tool che è quello che ho appunto inserito nel kit. Come vi dicevo, questo è dritto, ma io vado a piegarlo e vado a pettinare per bene le mie sopracciglia, la prima parte verso l'alto e poi verso l'esterno. Ok, adesso vado a prelevare, vado a sistemare tutto di nuovo nel kit. Ta-da! Sì! Oh mio Dio, quanto gli voglio bene! Sì! Sono super orgogliosa di questo kit, si vede, si vede! Quando entro da Sephora, non sono ancora andata da Sephora, l'ho visto solo a Milano in stazione perché, insomma, ero in anticipo, il treno doveva ancora arrivare sotto il binario, quindi sono andata a farmi un giro, mi sono vista lì. Oh mio Dio, cioè, troppo bello. Poi vado a stendere il 3D Brow Tones. Questo è stato molto chiacchierato perché io ho inserito questo prodotto che è un pochino diverso forse da quello che uno si poteva aspettare, perché appunto è in colore Rich Purple, ma come vi dicevo, questo 3D Brow Tones ti dà un sottotono di colore al sopracciglio, non te lo rende viola fluo, e mi piaceva da inserire nel kit perché fa risaltare molto gli occhi verdi, azzurri, ma anche quelli nocciola che tendono un po' al miele, al giallo, eccetera. E ovviamente qui si può andare a scegliere quanto forte si vuole
ottenere il risultato, io non vado troppo pesante, però voglio anche farvi sapere che questo prodotto ti rende il sopracciglio un pochino più scuro, un pochino più intenso, vedete che non diventa viola, però ti dà quel minimo di sottotono che, ragazzi, se avete gli occhi appunto nocciola, tendenti al verde, tendenti al miele, con questo vi risaltano tantissimo. Ovviamente non è un prodotto da applicare ogni giorno, però visto che avevo l'opportunità di inserire tutti questi prodotti all'interno del kit, mi sono detta perché no, perché no, e questo può essere una cosa molto carina. Ripeto, a me piace anche stenderlo sugli occhi, ma è una cosa mia, questo prodotto è stato pensato per le sopracciglia e non per gli occhi, ma mi piace. Ecco fatto, come vi dicevo, le sopracciglia non diventano viola fluo, però in questo caso le scurisce, e quindi ora vi faccio vedere anche come le fisso, perché naturalmente nel kit ho steso anche, cioè ho inserito anche il 24 Hour Brow Setter, che è naturalmente il gel fissante per le sopracciglia. Come sapete, se vogliamo che durino fino a sera, così come le abbiamo fatte, dobbiamo per forza andare a fissarle in qualche maniera. E vado con il mio gel fissante a ricoprirle completamente. Voilà, e poi devo dirvi che il 3D Brow Tones mi piace di più quando magari ho poco trucco sugli occhi, perché ti dà un tocco in più di colore quando magari hai un trucco veramente spento. E poi a volte con la spugnetta che ho utilizzato per il fondotinta lo picchietto, ma questo mi avete già visto farlo in altri video, se vado un pochino troppo pesante con il colore già all'inizio del sopracciglio, vado a stenderne un po', vado a passare un po' la spugnetta in modo da sfumare per bene il tutto. Voilà, adesso finalmente vi ho fatto vedere come uso il mio kit. Ah! Comunque lo trovate da Sephora, in tutti i Sephora d'Italia e anche online sul sito Sephora. Ed ora non ci resta che stendere il rossetto. Io ho questo kit di Mesauda con 4 colori diversi all'interno e sono tutti Extreme Matte. Io amo gli Extreme Matte di Mesauda, quindi sono stata molto contenta di averlo ricevuto. E andrei a testare questo nude Mava. Sì, lo so, sono prevedibile, ma mi piacciono tanto i nude. Se mi piacciono, ragazzi, fatevene una ragione anche qua, come avete fatto sul fatto che io mangio e accarezzo il gatto allo stesso momento. Questo è il colore, sono tutti mini, che carini. E sono, questo è il colore Fudge 116. Vediamo com'è. Vabbè, non è tanto nude su di me. Ovviamente, sa che anche qua devo aspettare un attimino che si asciughi il colore, perché di solito con quelli Mesauda è così, deve un attimino asciugarsi in modo che diventi completamente opaco. Comunque, questo è quanto per il trucco di oggi, finalmente il trucco completo, spero tanto che vi piaccia. Come vedete, le mie sopracciglia sono un po' più scure rispetto al normale, perché appunto ho steso, ho scelto prodotti che fossero adatti a tutte le tonalità, e io invece sono molto chiara di capelli, quindi ho cercato appunto di scegliere nuance universali eccetera, e non sono andata neanche tanto pesante con i colori scuri. Se fossi andata più pesante con il colore scuro delle polvere, sarebbero veramente tanto scure, quindi fidatevi che ha dato tutte le tonalità, l'ho studiata molto bene questa cosa, quindi sono anche molto fiera di ciò. Ma comunque mi piacciono, devo dire, non sono niente male. E come tonalità intendo come colore, è appunto notare il rich purple, non ti fa diventare le sopracciglia fluo, quindi questo era importante per me farvi capire, altrimenti non l'avrei inserito nel kit. Comunque, questo è tutto per il video di oggi, per il make up di oggi, spero vi sia piaciuto, e fatemi sapere se ne volete altri di video che 3D with me, o qualsiasi tipologia di video voi vogliate, scrivetemelo nei commenti, sapete che li leggo sempre tutti, senza esclusioni, li leggo tutti, e cerco di mettervi il cuoricino per farvi sapere che ci sono, che sono lì, che vi leggo, che sono presente. Quindi bacio grande, ma mia family, ci vediamo, vedete questo video venerdì, quindi ci vediamo lunedì con un nuovo video, e questa settimana ce l'ho fatta, ogni giorno un video da lunedì a venerdì, yes! Ciao, a lunedì, buon weekend!
Una cosa volevo aggiungere, perché ieri quando filmavo questo video non ci ho pensato, quindi adesso andrò ad aggiungere questa piccola parte del video alla fine del video che ho filmato ieri, ovviamente. E in molte mi hanno chiesto di fare una prova per creare un sopracciglio scuro, visto che vi dico che ho studiato il mio kit con tonalità quanto più universali possibili, perché ovviamente avevo la possibilità di scegliere soltanto una tonalità unica per un kit, quindi ho cercato di venire incontro sia alle more che alle bionde. Voglio andare appunto a creare un sopracciglio scuro e a farvi vedere com'è il risultato se voglio andare a creare appunto un sopracciglio scuro per chi ha i capelli scuri. Ho già applicato il Brow Full Conditioning Primer e vado a... faremo questo sopracciglio, forse lo vedete meglio. Vado con la Precisely My Brow Pencil a segnare soltanto la forma del sopracciglio. Ora invece vado ad utilizzare la Foolproof Brow Powder dal kit. Ta-da! E come vi dicevo, in questo caso, visto che voglio un sopracciglio scuro, non vado ad utilizzare la prima parte, ma vado ad utilizzare soltanto la seconda parte, quindi il colore più scuro. Naturalmente su di me questo colore starà malissimo, ragazzi, è normale perché il mio sopracciglio naturalmente è molto più chiaro e i miei capelli sono molto più chiari e la mia carnagione è troppo chiara, ma naturalmente è solo per farvi vedere quanto scuro può uscire un sopracciglio con i prodotti che ho inserito nel kit. Solo una dimostrazione veloce che, appunto, ripeto, non mi starà per niente bene. Guardate solo il colore del sopracciglio, ok? Ripeto, su di me è pessimo, ma è soltanto per farvi vedere quanto scuro riesce ad essere il colore con la tonalità 3 che ho inserito nel kit, abbinata alla brow pencil, anche se è la numero 2, perché ho fatto i test e ho fatto le prove. E poi vado a stendere il 3D Brow Tones, che è appunto di questo sottotono, diciamo, violaceo, ma che, ripeto, non colora eccessivamente il sopracciglio, però anche questo lo rende più scuro come tonalità, ed è anche per questo che l'ho inserito. Ovviamente con il correttore eccetera vado a perfezionare, ma era soltanto per farvi vedere. Se notate, è marrone molto molto scuro e quasi nero, e ripeto, chi ha i capelli scuri dovrebbe teoricamente, naturalmente poi va a gusti, però dovrebbe usare le sopracciglia, disegnarle di uno o due tonalità addirittura più chiare rispetto al colore del capello. Quindi questo per farvi capire quanto scuro può uscire il sopracciglio disegnato con il mio kit. Non è assolutamente solo per bionde, perché se una bionda esce con un sopracciglio del genere, naturalmente non sa truccarsi tanto tanto bene, ok? Spero si veda bene in videocamera. Il colore è molto scuro, molto intenso e assolutamente adatto a una persona di... l'ho fatto forse un po' troppo spesso, o forse non sono assolutamente abituata io, ma è assolutamente adatto anche a chi ha i capelli più scuri. Ecco, tutto qua. E adesso vi saluto davvero, bacio, ciao!